Come si vede? Ditemelo voi nei commenti, secondo me si vede perfettamente. Ben ritrovati su Review You, vado a recensire quest'oggi una apparente lampadina a bulbo, in verità è una telecamera a 360 gradi. L'ho acquistata su Amazon, link in descrizione, 40 euro il prezzo. Io ho trovato tramite ovviamente i commenti o comunque andando a testare anche le altre che questa è veramente una lampada telecamera ottimale perché l'applicazione funziona perfettamente, vi arriva la notifica quando una persona si avvicina nel raggio d'azione, ad esempio un ladro sul cellulare, quindi potete vedere cosa succede, vi permette di avere la registrazione sulla micro SD che vi arriva in dotazione 32 GB, vado a toglierla giusto per farvela vedere, quindi vi permette di vedere lo storico delle intrusioni, vi permette di interagire tramite uno spazio, il locale in cui è inserita, quindi se vedete qua c'è uno speaker, voi potete, ovviamente funziona tramite wifi, l'attaccate e la collegate tramite il wifi, se ad esempio la lampada ce l'avete nell'appartamento a Milano e voi siete in Perù, in America, basta che entrate dall'applicazione col wifi e potete parlare direttamente allo spazio, all'appartamento che avete a Milano, se volete, non so, dire a chi è lì nell'appartamento, salutarlo, o ad esempio, se nell'ipotesi più assurda entra qualcuno, spaventare la persona urlando o dicendo di allontanarsi. È carina questa funzione, c'è anche un microfono per sentire ovviamente tutto quello che è l'audio ambientale. Ovviamente qua sotto c'è il LED infrarosso, vi permette la visione notturna rispetto alle altre, cosa molto positiva, la visione notturna si vede veramente bene, si accende in automatico l'infrarosso quando cala la luce del sole e potete impostare anche tramite l'app quando si accende la luce in generale o regolarla tramite manualmente, diciamo. E quindi veramente funzionale e ottimale, basta semplicemente attaccarla all'attacco delle lampadine normale e lasciare ovviamente l'interruttore acceso e poi ve la regolate dallo smartphone. Non emette suoni particolari, zero, non emette luci, dovete disattivare dall'applicazione. Vi registrate la prima volta, è veramente facile, ci sono anche le istruzioni all'interno, però è veramente facile. In poche parole, quando lampeggia si alterna il colore, una volta che l'avvitate dovete aspettare che mettete la password del vostro wifi e dovete poi aspettare che ovviamente faccia il suono ding dong. Quando lo sentite qua, fate camera ready, next tool sull'applicazione e funziona. L'applicazione si chiama 360 Eyes in inglese. E una volta che ce l'avete configurata, indicate se è la stanza del bambino o il soggiorno, potete attaccarne quante volete. Adesso io ne ho attaccata un'altra in un locale qui vicino e quindi vi faccio vedere come funziona. Questa è l'applicazione. Ho messo stanze del bambino così indicativamente e questa è dove adesso è attaccata. Io posso condividere il fatto quindi di vedere questa telecamera con qualcun altro e dico a qualcun altro: vuoi vedere cosa succede? Quindi lui potrà vedere, condividere in questo modo. Posso salvare sul cloud informazioni, ma io non voglio creare un archivio cloud su questa applicazione, ma voglio che venga salvato sull'SD. Oppure potete attivare o disattivare le notifiche tramite la campanella. Schiaccio. Adesso voi in tempo reale potete vedere la visione appunto di questo soggiorno. Come vedete, potete vedere, si può andare a muovere l'entrata. È veramente veramente bella la qualità dell'immagine. Sul link che vi lascio in descrizione trovate anche i vari dati. Non sono stato pagato per fare questa recensione, l'ho pagata e vi dirò, è già la seconda che prendo perché mi trovo bene. Come vedete qua c'è l'orario, quindi voi vi potete spostare nello storico e vedere. Era alle 5, adesso sono andato a vedere alle 5. Se adesso vado a magari stanotte, vi faccio vedere anche com'è la visione notturna. Adesso mi sposto alle 3. Come vedete, questo è di notte. Come si vede? Ditemelo voi nei commenti. Secondo me si vede perfettamente. Ovviamente c'è l'infrarosso attivato e voi avete una visione. Per vedere, ovviamente,
quando c'è stato, adesso vi mostro nella barra qua, quando c'è stato un movimento, qualcuno si è avvicinato, vengono segnate queste barrette, non so se riuscite a vederlo. Sì, queste lineette arancioni, non so se notate qui, sono delle lineette arancioni che segnano appunto che c'è stata un'attività. Quindi se andate sulla lineetta arancione, ovviamente potete vedere che c'era un movimento. Nello specifico adesso era entrato qualcuno a casa. Ecco, come potete vedere, potete girare e vedere il soggiorno e tutto. Adesso sono andato a girare troppo. Comunque potete guardare in tutti gli angoli. Qua, schiacciando questo bottone, c'è la modalità di visionare in diverse forme. È molto particolare. Qua dall'alto, questo per farvi capire. Potete ovviamente, adesso torniamo ad adesso, scusate il gioco di parole, comunque potete disattivare l'audio, potete scattare una foto, potete registrare qui la funzione, vi dicevo, parlare direttamente, voi parlate, dove è posizionata la telecamera, potranno sentirvi. Bla 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 bla, vedete? E quindi sentiranno. E qua c'è il tasto per accendere la lampada manualmente. O se no si può decidere anche di impostare nei vari settaggi quando si accende e quando si spegne. Non voglio tirare il video che vada troppo alla lunga. Comunque, una cosa importante, ricordatevi di mettere l'impostazione criptografica, se andate nelle impostazioni, che vi permetterà di vedere e di ricevere notifiche in tempo reale. Non so perché, ma ho notato che si mette l'impostazione criptografica, funziona alla meraviglia. Potete registrarne, configurarne quante ne volete di telecamere. Infatti, se notate, io ce n'ho due qui connessa, e qua sotto avete l'album delle varie registrazioni e gli eventi, che sono quando appunto rileva dei movimenti, vi arriva sia la notifica, ma vi fa vedere ovviamente quando è successo. Potete, se schiacciate, andate direttamente al movimento. E le impostazioni criptografiche, adesso non voglio rendere appunto il video troppo lungo, però sono qua, vedete, modalità di crittografia predefinita, impostate la passo. Qua potete impostare settaggi di registrazione della scheda, impostazioni audio, se avere la luce soffusa sempre accesa, la modalità LED, la prospettiva se guardare in giù o su, e i vari settaggi. Veramente un prodotto ottimo.